Che come altre volte e come sempre la seduta è ripresa e trasmessa in diretta dalla web TV e vorrei dare il benvenuto a nome di tutti voi, a nome mio personale, a nome di tutta la struttura al nuovo segretario generale dottor Antonio Meola che è già iniziato a lavorare e che oggi come vedete è qui seduto accanto a me e che adesso procederà con l'appello. Benvenuto signor segretario e buon lavoro nella nostra città metropolitana. Prego. Grazie sindaco, grazie per le parole di benvenuto molto gradite e in qualche modo per me è un ritorno anche nella città dove ho studiato, come sapete, alla Federico II di Napoli. Ringrazio anche i consiglieri per le parole di benvenuto e per i segni di affetto e di calore che mi hanno espresso anche nei giorni scorsi. Procediamo all'appello. Atanasio Carmine. Presente. Sì. Avitabile Paolo, presente. Borriello Antonio, presente. Capasso Elpidio, presente. Capone Giuseppe, presente. Coccia Elena, presente. De Magistris Luigi è il presidente della seduta. Iovino, giusto? Francesco, presente. Lanzotti Stanislao, assente. Lebro David, assente. Numero più forte. Lettieri Raffaele, assente. Quindi Lanzotti, Lebro e Lettieri sono assenti. Madonna Salvatore, presente. Mansueto Marco, presente. Marrazzo Domenico, presente. Mascolo Luca, presente. Moretto Vincenzo, presente. Mundo Gabriele, assente. Pace Salvatore, presente. Palmieri Domenico, presente. Pentangelo Antonio, assente. Pentoriero Agostino, presente. Pinto Francesco, al momento assente. Troncone Gaetano, presente. Tuccillo Domenico, presente. Uliano Ferdinando, presente. Presidente, sono presenti 19 e assenti 6, c'è il numero legale. Bene, grazie. Procediamo alla nomina dei tre scrutatori. Chi facciamo scrutatori? Uliano, Moretto. Uliano, Moretto e Mansueto, dai. Perfetto. Prego. Allora, non so se ci sono delle richieste che mi avevano preannunciato sull'ordine dei lavori. Sì, il verbale, il primo punto è la lettura e l'approvazione del resoconto e del verbale della seduta consiliare del 30 aprile 2015. Se non ci sono osservazioni lo diamo per ovviamente approvato. Unanimità, alzata di mano. Grazie. All'unanimità. Sì, vabbè, certo, 30 aprile 2015. Poi, al secondo punto abbiamo la proposta alla Conferenza Metropolitana di adozione dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli. Mi avevano preannunciato una sua richiesta, consigliere Capasso. Sì, allora, Presidente, siccome si è lavorato tantissimo su questa... su questo punto all'ordine del giorno, però quello che io riscontro è che non ci siamo dati un metodo di lavoro, quindi io chiederei, se possibile, se sono d'accordo tutti i consiglieri, una breve sospensione in modo tale da stabilire il metodo di lavoro come conferenza dei capogruppi, lo possiamo fare subito, se possibile, in modo tale stabiliamo il criterio, il metodo di lavoro, veniamo qui in consiglio e operiamo poi dopo. Quindi è una richiesta di sospensione di 20-30 minuti in modo tale da organizzare i lavori di questo consiglio, se è possibile. Dobbiamo metterlo ai voti questa richiesta, è venuto Pinto. Entra Pinto. Facciamo prima fare Pino. Prego, prego. Così. Punti, forse non ha capito. Prego, consigliere. Siccome
la seduta di oggi viene a valle di una serie insistita di riunioni, di approfondimenti, di riflessioni e di elaborazioni che hanno portato alla proposizione di un testo di un maxi emendamento. Io direi, anche per rendere edotto il Consiglio intero, visto che tutto questo lavoro è stato svolto solo dalla Capigruppo e dai vertici della Statuto, giusto per rendere edotto il Consiglio intero, come metodo proporrei di far intervenire prima il Presidente della Statuto, che illustra le fasi che ci hanno portato ad oggi, dopodiché, avendo tutti contezza di quello che è successo fino ad oggi, saremmo ben lieti di fare una riunione di capigruppo, ma la farei a valle, non a monte dell'intervento del Presidente della Commissione Statuto. Bene, allora il consigliere Mascolo è contrario, vuol far fare prima la relazione al presidente Tuccillo. Come metodo, ho capito. Sì, c'era anche, mi permetto di avere, io avevo compreso che c'era anche una richiesta, siccome il punto 2, così anticipiamo questo tema, e richiederà parecchio tempo, come è giusto che sia, perché dobbiamo ascoltare tutti quanti la relazione del Presidente Tuccillo. Avevo dato la parola al Consigliere Capasso perché mi era parso di capire che c'era una richiesta di anticipare i punti 3 e i punti 4 in modo da non avere poi dopo ulteriori punti da trattare. Questo era... Presidente, per quanto riguarda il punto 3... Se no, per adesso votiamo un attimo. Ormai c'è la proposta. C'è la proposta. Consigliere Mascolo dice di sentire prima il presidente Tuccillo. Dobbiamo votare su questa cosa. Chi è a favore alzi la mano. Diamo la parola al consigliere Tuccillo. A maggioranza mi pare che passa la proposta del consigliere Mascolo. Quindi sentiamo sullo stato dell'arte la relazione del presidente della commissione statuto, consigliere Domenico Tuccillo. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie Sindaco. Io per la verità devo fare qualche precisazione preliminare prima di entrare nel merito del tema della giornata, perché nel pomeriggio di ieri è stato presentato a firma mia e del Vicepresidente Avitabile un maxi emendamento che è stato poi sottoposto all'attenzione della struttura, del sindaco, dei consiglieri e di quant'altro. Quindi io dovrei adesso, diciamo, illustrare un poco il contenuto e il senso di questo maxi emendamento, però ho bisogno di prima, anche io, prima di entrare in questa illustrazione, poi mi direte se riterrete che debba andare avanti oppure no, viste le cose che sono state dette, io ho bisogno di fare qualche precisazione preliminare e di chiedere anche qualche chiarimento preliminare, perché insomma sono rimasto anche un po' sorpreso stamattina nel momento in cui ho acquisito il parere del dirigente dell'area di supporto, il vice segretario generale, la dottoressa Monda. Ora voglio precisare che questo lavoro che è stato fatto e a cui hanno fatto riferimento i consiglieri Capasso prima e poi il capogruppo del PD è stato un lavoro certamente intenso e impegnativo, che ci ha portato ad una riflessione ulteriore rispetto alla proposta già presentata, da una parte cercando di riflettere in modo molto laico e disincantato anche su delle prime osservazioni che erano state fatte dal precedente segretario comunale, la dottoressa Grasso, alla quale va anche comunque il nostro ringraziamento, oltre che al dottor Meola che si insedia appunto
oggi, che incontriamo oggi per la prima volta qui in Consiglio, la quale dottoressa Grasso aveva fatto delle osservazioni che poi sono state integralmente richiamate in un primo parere della dottoressa Monda, appunto sulla proposta di statuto. Quindi questo parere che era stato che ho richiamato, come appunto fu esplicitato dal sindaco stesso in occasione del Consiglio del Trent e come ha ovviamente documentato, era un parere non favorevole come valutazione tecnica, diciamo, alla proposta di statuto. Noi abbiamo fatto un lavoro impegnativo, cercando di affrontare e, se possibile, di risolvere tutte le questioni controverse o presuntivamente controverse sul piano giuridico che potevano essere alla base di una non perfetta comprensione, non solo tra la commissione che aveva licenziato all'unanimità la proposta di statuto, accompagnandola con un documento sottoscritto da tutti i capigruppo, circa la coerenza del testo stesso con la legge e con la norma in generale. Ma ciò nonostante, noi abbiamo cercato di capire fino a che punto potessero anche dirimersi delle eventuali altre questioni o nodi o presunti tali che potevano ingenerare qualche difformità di valutazione. Inutile ovviamente sottacere, che in questo nostro approfondimento, in particolare il sottoscritto, poi insieme con il presidente, il vicepresidente Paolo Avitabile, che è stato per me di grande conforto anche, abbiamo cercato anche con il nuovo segretario generale, col dottor Meula, di avere un confronto e di acquisire dei punti, diciamo, di avanzamento nel nostro ragionamento e nella definizione dell'articolato. Ma c'è un altro punto che non va sottaciuto e che va esposto all'attenzione dei consiglieri e di quest'Aula. È evidente che nell'ultimo incontro che si è tenuto della conferenza dei capigruppo, alla quale io sono stato cortesemente invitato a partecipare in quanto presidente della commissione, è evidente che in quella sede si sono fatte anche valutazioni di carattere più politico, perché a nessuno è sfuggito, a nessuno sfugge che alcune questioni di carattere tecnico-giuridico o alcune criticità o presuntivamente tali di carattere tecnico-giuridico hanno evidentemente anche un riflesso di ordine politico. Quindi nella riunione che si è tenuta martedì scorso, nella giornata e direi poi anche nella serata inoltrata di martedì scorso, si è cercato di fare appunto questo lavoro per addivenire ad un maxi emendamento che sanasse, tra virgolette, tutte le criticità tecnico-giuridiche, politiche, tali da poter arrivare in modo condiviso ad un risultato comune. Ora, dico questo per dire appunto lo sforzo che si è fatto,
E vorrei pure precisare, perché mi sembra altrettanto importante e significativo, la direzione nella quale è stato fatto questo sforzo, sul piano politico. Perché la direzione che è stata fatta e che si evince dalla lettura organica e complessiva di tutto il maxi emendamento, lo sforzo che è stato fatto da tutti i commissari e da tutti, chiedo scusa, più che da tutti i commissari, da tutti i capigruppo, perché erano i capigruppo che hanno partecipato, è stato quello di dire: cerchiamo di organizzare anche la rivisitazione o la rimodulazione del testo in una direzione per la quale il famoso criterio guida dei pesi e contrappesi, del bilanciamento dei poteri, sotto questo aspetto appunto dei bilanciamenti di poteri per i quali si era lavorato, si smussassero e si stemperassero delle rigidità che lo statuto poteva introdurre, legittime o non legittime sul piano giuridico, a parere nostro legittime, ma comunque delle eccessive, come si è stato detto, rigidità o forzature in direzione dell'attribuzione agli altri organi che non siano appunto il sindaco metropolitano di poteri di controbilanciamento. Quindi lo spirito del maxi emendamento, lo spirito della norma, confermato in tutti i passaggi che sono stati fatti e in tutti gli interventi che vengono proposti nel maxi emendamento, dal punto di vista dell'indirizzo politico che la conferenza dei capigruppo ha voluto dare e poi d'intesa col presidente e il vicepresidente, è stato quello di dire: aggiorniamo il testo in modo da ammorbidire delle eccessive durezze o presunte eccessive durezze che lo statuto potesse contenere in relazione a una limitazione dei poteri del sindaco da controbilanciare con i poteri riconosciuti invece al Consiglio, alla Conferenza e poi con la istituzione della Conferenza dei Consiglieri Delegati. Questa è stata la logica che ci ha mossi, e io penso che questo debba essere richiamato stamattina in quest'Aula, perché ciò che non è consentito è cercare di toccare i temi, le questioni che attengono al profilo politico utilizzando la leva o la chiave d'ingresso delle questioni tecnico-giuridiche. Questi sono ambiti che devono essere tenuti fermamente distinti, e la Commissione quindi si è mossa sul piano politico in questa direzione e sul piano giuridico ha cercato di armonizzare il testo in modo tale che appunto l'indirizzo che si è dato sul piano politico avesse anche il suo riflesso e il suo assorbimento sul piano della articolazione della norma e quindi della proposta del maxi emendamento. Questo era doveroso che io lo riferissi, perché questo è un punto di discrimine fondamentale sul quale ciascun gruppo e ciascun consigliere sarà chiamato poi ovviamente ad esprimersi e a dire la propria, perché sempre in conclusione della conferenza dei capigruppo di martedì questo lavoro fatto si concludeva con l'impegno di tutti i capigruppo poi a ritirare tutti gli emendamenti che erano stati precedentemente presentati e a confluire tutti appunto in questo maxi emendamento che incrociava e recepiva
le istanze che erano venute dal sindaco, dal gruppo del sindaco e poi da alcuni approfondimenti di carattere tecnico-giuridico. Questo è il quadro di ciò che è avvenuto ed è bene che sia tenuto chiaro e fermo in tutti i suoi punti senza ingenerare troppe facili confusioni. Detto ciò, io stamattina poi ho ricevuto appunto il parere, questa volta favorevole, non favorevole della struttura, ma favorevole ad eccezione di 6-7 punti che vengono richiamati e che sono punti sui quali poi comunque la Commissione ha lavorato, ha cercato di produrre, oltre che su tutti i punti che erano stati precedentemente espressi. Ora, io devo, dicevo all'inizio, devo porre un quesito, perché prima di esporre e di andare oltre sul maxiemendamento c'è un dubbio che mi pongo e che quindi devo porre. Innanzitutto, i punti che vengono, diciamo così, tra virgolette, contestati, per capirci, riguardano l'articolo 20, l'articolo 26, l'articolo 28, l'articolo 30, l'articolo 50, l'articolo 56. Prima osservazione, l'articolo 28 non è stato minimamente toccato nel maxi emendamento, il che significa che il parere, se capisco bene, è dato non solo sul maxi emendamento ma su tutta la proposta di statuto, se capisco bene. Prima domanda. Ora, se questo è, io trovo questo già una cosa molto singolare, e dico singolare per usare un eufemismo, perché la struttura, nella persona della dottoressa Monda, ha già reso un parere sulla proposta di statuto nello scorso consiglio. L'articolo 28 è nello statuto, nella proposta di statuto che noi abbiamo presentato, non è richiamato nel precedente parere, viene richiamato qui. Può darsi pure che io mi sbagli, ovviamente, però chiedo se è così, perché se è così mi sembrerebbe molto strano, francamente, che il parere si dà a tappe, anziché darlo una volta e per tutte. Non lo so, può darsi che io mi sia sbagliato, se cortesemente qualche consigliere vuole verificare, perché va bene. Allora, ci sono, allora il 28 mi dice il consigliere Marazzi che era già richiamato, quindi evidentemente è stato richiamato sulla base dell'osservazione che era stata fatta già precedentemente. Così per il 50, devo immaginare. E per quel che riguarda il 56, per quel che riguarda il 56 invece, viene richiamato il comma 8 e il comma 9, laddove sul comma 8 non mi risulta che ci fossero dei richiami. Non mi risulta che ci fossero dei richiami. Allora, in questo caso segnalo appunto che c'è un parere che viene dato non sul maxi emendamento ma sulla proposta di statuto per la seconda volta, difforme da quello che era stato dato la prima volta. Poi insomma, per il lavoro che è stato fatto, per l'impegno che è stato speso da parte veramente di tutti coloro che hanno concorso, io mi sarei aspettato che nel momento in cui si arriva a sanzionare alcuni punti così delicati e così importanti dello statuto, ci fosse stata una
argomentazione circoscritta e articolata del perché si dà questo parere negativo su questi punti. E allora io francamente chiedo di conoscerla, se è possibile, stamattina stessa alla dottoressa Mondi, perché io leggo in questo parere che viene citata la Costituzione, e fin qua, insomma, la Costituzione, siamo tutti d'accordo. La legge istitutiva, la 56 del Consiglio Metropolitano, con un riferimento, e poi un riferimento alla Corte Costituzionale che trovo veramente abbastanza improbabile. Mi risulta che ieri c'è stato anche un convegno alla Federico II di tutti i costituzionalisti e gli amministrativisti, in cui l'unica cosa certa che si è detta è che l'articolo 50 della Corte Costituzionale non fa altro che confermare la possibilità che attraverso lo statuto si possano implementare ed estendere appunto le competenze, le funzioni che sono previste nella legge, perché proprio questa condizione che lo statuto garantisce certifica la legittimità dello statuto stesso dal punto di vista costituzionale. Quindi io chiedo che su queste cose sia data una risposta preventiva, e poi, se credete, procederemo come l'Assemblea riterrà meglio. Prego, consigliere Marrazzo e consigliere Mansueto. No, la parola mia è veloce, visto che prima di rispondere è opportuno che faccia delle precisazioni da domandum a ciò che diceva il Presidente della Commissione. In particolare, l'articolo 20, per il quale non si esprime parere favorevole, lettera E, lettera F, in particolare la lettera E, non è stato oggetto di alcun rilievo nel precedente parere della struttura. Quindi non comprendo per quale motivo venga fatto adesso. Per quanto riguarda l'articolo 26,2, lettera B, in precedenza era stato fatto il rilievo solo per la lettera F e la lettera U e non per la lettera B. Per quanto concerne l'articolo 50, era stato fatto solo per il comma 4, oggi invece vedo che è stato fatto per l'intero articolo 50. Quindi delle due l'una, il primo parere non andava bene, o è questo che non va bene, visto che sono in contrasto i due pareri. Noi abbiamo lavorato in commissione, anche ai fini della redazione del maxi emendamento, sulla scorta del parere rilasciato in precedenza. Quindi a supporto di ciò che diceva il Presidente, se è possibile dare una risposta completa anche su questi punti. Grazie. Grazie, consigliere Mansueto. No, signor Sindaco, io sarò velocissimo. Io ringrazio e quindi anche l'augurio al segretario generale, che l'ho conosciuto in queste riunioni, sicuramente è una persona preparatissima, darà sicuramente un contributo. E proprio su questo io vorrei interrogarla in merito al parere, perché tutto il rispetto per la dottoressa Monda, ma la dottoressa Monda, signor Sindaco, si firma in qualità di vice segretario generale. Io penso che noi, prima della sospensione, dobbiamo avere il parere del segretario generale, perché o il segretario generale se lo fa suo questo parere, allora noi nella sospensione cominciamo a sviscerare maggiormente, perché può capitare che l'attuale parere non sia dato dal vice, ma bensì dal segretario, in quanto presente non solo nelle passate commissioni ufficiali, ma anche all'interno della sede del Parlamentino. Quindi pregherei, eventualmente prima della sospensione, capire se questo è anche del segretario generale o solo del vice segretario. Grazie. Prima di dare la parola al segretario generale, dottor Meola, ovviamente una precisazione che è ovvia ma che voglio fare. Poi sono due ambiti che sono completamente distinti: uno è l'ambito politico, dove c'è la dialettica politica istituzionale con ovviamente argomentazioni anche di tipo giuridico amministrativo, e poi c'è la struttura amministrativa che agisce in piena autonomia. Quindi vediamo con pareri che tra l'altro sono obbligatori
e non vincolanti. Quindi diamo la parola al segretario generale se ritiene di fare una precisazione il dottor Meo. Grazie Presidente, ringrazio anche per le parole di apprezzamento. Peraltro, come sapete, in questi 10 giorni di lavoro molto intenso all'Acre sono testimone anche del lavoro importante che ha svolto la Commissione Statuto, diciamo, nei suoi rappresentanti del Presidente della Commissione Statuto e del Vicepresidente della Commissione Statuto, anche in occasione di una conferenza fiume, diciamo così, alla quale sono stato invitato, che è la conferenza dei capigruppo allargata al contributo appunto del Presidente e del Vicepresidente della Commissione Statuto. Mi rivolgo in questa sede al Presidente del Consiglio Metropolitano De Magistris, che ovviamente ha una funzione, come dire, istituzionale importante e quindi rappresenta l'intero Consiglio. Per questa ragione mi rivolgo all'intero Consiglio nella persona che la rappresenta, che è appunto il Presidente. Ancorché, come ha giustamente precisato il Presidente del Consiglio Metropolitano, la natura giuridica dei pareri sia obbligatoria, ma non vincolante, questo in qualche modo è stato anche richiamato dal Presidente della Commissione Statuto, la nostra funzione totale, cioè di tutti i collaboratori del Consiglio Comunale e del Consiglio Metropolitano, pardon, in questo caso è una funzione di ausilio, di sostegno, come spesso usa dire il nostro Presidente, di accompagnamento all'azione dell'organo, in questo caso di un organo collegiale che è il nostro Parlamento, il Parlamento della città metropolitana, sostanzialmente. Si tratta di un lavoro difficile, complesso, dinamico, cioè ci siamo trovati di fronte a un testo importante già prodotto dalla Commissione Statuto e poi elaborato continuamente, non a caso addirittura l'ultimo emendamento che il Presidente Tuccillo ha definito appunto il maxi emendamento è stato prodotto ieri sera ad ora tarda perché le nostre giornate sono molto lunghe e quindi gli uffici hanno avuto pochissimo tempo, e lo dico questo a testimonianza del lavoro importante che anche gli uffici stanno svolgendo, pochissimo tempo per esaminare in modo approfondito anche ulteriori, diciamo, elementi che sono stati palesati. Quindi detto questo, e poiché per rispondere anche alla istanza del consigliere Mansueto, il segretario generale non ha più, come è noto, da lustri ormai il parere di legittimità, ciò non significa che non accompagni l'azione di questo organo, ci mancherebbe altro, tanto è vero che il segretario partecipa ai lavori e non assiste unicamente. Detto questo, e ovviamente il lavoro viene anche prodotto in contraddittorio tra gli uffici, è fatto salvo quanto il nostro sindaco metropolitano ha detto, che cioè poi gli uffici hanno la loro autonomia, è ovvio, cioè possiamo confrontarci tutti, poi ciascuno ha la responsabilità di agire in scienza e coscienza, ha ritenuto di esprimere il parere che ovviamente è stato posto alla vostra attenzione. Dopodiché questo è nell'interesse del Consiglio, è nel pieno interesse del Consiglio avere degli uffici che esprimano in tutta coscienza e competenza il parere, perché il testo è sempre migliorabile, è sempre migliorabile anche sotto il profilo della legittimità dell'atto. Essendo dinamico il processo, perché non abbiamo ancora una bozza definita, come è noto, di statuto, ma ancora in itinere, in autotutela, giustamente, il Consiglio Metropolitano provvede a migliorare il testo per le parti politiche e strategiche, piena sovranità, ovviamente, per le parti tecniche con il contributo degli uffici, e tale deve essere inteso come contributo per elaborare il miglior testo della Costituzione della città metropolitana, perché tale sarà lo statuto. Detto questo, siccome è stato fatto riferimento, ma sto facendo un intervento troppo lungo, quindi mi scuso per questo, è stata richiamata la Corte Costituzionale con la sentenza numero 50, ma abbiamo ben presente cosa dice questa sentenza, e in particolare al punto 3.4.4 lettera B, laddove si fa riferimento alla conferenza metropolitana piuttosto che alla conferenza dei sindaci, o meglio alla conferenza dei consiglieri delegati, dove si dice espressamente che la conferenza può vedersi attribuite ulteriori competenze dallo statuto, parliamo della conferenza metropolitana, fatte salve quelle riservate in via esclusiva al sindaco metropolitano. Quindi tutto ciò che gli uffici producono, lo producono nel pieno rispetto dell'armonia dei poteri,
sia riguardo al sindaco metropolitano, sia riguardo al consiglio metropolitano, sia riguardo alla conferenza metropolitana. Dopodiché prendete, diciamo, ogni contributo, io faccio mio sotto il profilo etico prima che giuridico, il lavoro che gli uffici producono, e nella mia funzione di sovrintendenza e coordinamento mi compete svolgere anche questa funzione. Dopodiché, se qualcuno mi chiede un parere di legittimità in senso classico, non essendo previsto dalla legge, ovviamente io non posso rilasciarlo, ma ciò non significa che noi non compiamo il massimo degli sforzi possibili per ausiliare il Consiglio metropolitano e chi lo presiede. Grazie, signor segretario. La parola al consigliere Duccillo. No, brevissimamente, voglio solo dire che, fermo restando le cose dette dal segretario, giustamente, perché lui non esprime pareri, è bene che le precisazioni che abbiamo richiesto io e il consigliere Marrazzo siano presentate alla dottoressa Monda. Però intervengo per dire al segretario una sola cosa, sempre in termini, diciamo, di perfetto rispetto delle forme e di e dei fatti, della documentazione e di quant'altro, perché non vorrei che su questo anche si ingenerasse qualche confusione, perché mi è parso di capire, forse avrò capito male, che il segretario ha detto che non disponiamo di una bozza di statuto. Cioè, vorrei ricordare che la commissione ha licenziato all'unanimità una proposta di statuto, quindi è un atto che è non in divenire, quello lì. In divenire sono gli emendamenti, e gli emendamenti contano quando vengono presentati, non quando vengono, diciamo, elaborati o discussi. Quando vengono presentati, quelli sono in divenire. Il testo è quello licenziato dalla commissione, consegnato alla struttura, sta là ed è statico in questo caso, non dinamico, se non a seguito diventa dinamico di interventi emendativi che lo modificano. Grazie. Consigliere Capasso. Sì, io ritorno alla richiesta iniziale, proprio perché leggendo la proposta in discussione, noi come commissione abbiamo licenziato, non abbiamo messo mano ad una delibera, quindi abbiamo licenziato un lavoro come commissione ed è stata una bozza di statuto ed è stata trasmessa agli uffici competenti. Oggi io leggo all'ordine del giorno esame emendamenti proposta della commissione statuto. Quindi la mia richiesta iniziale, dopo l'accoglimento della proposta del consigliere Mascolo, perché era doveroso far relazionare il presidente della commissione statutaria proprio per mettere in evidenza tutti i lavori, tutti i passaggi che sono stati fatti fino ad oggi, e necessita adesso un momento di sospensione per avviare, diciamo, per stabilire il metodo per poter affrontare, diciamo, i lavori in seguito, altrimenti noi non ce ne usciamo adesso, perché dalla convocazione io leggo che dall'ascolto del segretario noi non abbiamo una proposta di delibera sullo statuto per licenziarla oggi, quindi è importante adesso fermarci un attimo per confrontarci sul metodo, se è possibile. Grazie. Qualche breve mia precisazione. Innanzitutto è stato chiaro il segretario, ma vorrei anche sottolinearlo io, che non esiste, diciamo, una personalizzazione all'interno dell'ufficio del segretario generale, quindi non è richiesta una specificazione che debba essere fatta ad personam da parte di qualcuno. Ha risposto il segretario generale e quella risposta vale per tutti. La seconda, io voglio dare atto personalmente che il maxi emendamento rappresenta sicuramente un passo in avanti importante attraverso la dialettica politica istituzionale, il confronto, e tenuto conto i numerosi emendamenti che erano stati presentati. Il contributo di legittimità che viene fornito dagli uffici
amministrativi, a mio avviso è assolutamente necessario e indispensabile, al di là del fatto che sia vincolante. Poi noi nella nostra autonomia possiamo sostanzialmente fare quello che riteniamo più opportuno, però credo che abbiamo il dovere di ascoltare e di valutare le questioni di legittimità che ci vengono poste, visto che è stata evocata anche la Corte Costituzionale. E credo, condividendo le ragioni della breve sospensione, che noi dobbiamo darci un metodo. Se dobbiamo discutere ora emendamento per emendamento, se il maxi emendamento è in qualche modo ha eliminato la discussione sui singoli emendamenti, e se riteniamo, attraverso una discussione in conferenza, seppur breve, che questo maxi emendamento debba essere discusso così com'è o possa essere ulteriormente perfezionabile. Fermo restando l'impegno che ci siamo presi tutti, lo voglio anche dire qui pubblicamente, che credo sia cosa buona e giusta che questo Consiglio metropolitano licenzia al più presto, sicuramente entro il mese di maggio, lo statuto. Questo è un impegno che abbiamo preso più volte, l'ho preso anche io in quest'aula e l'abbiamo preso anche pubblicamente. Quindi adesso credo, se non ci sono interventi, bisogna porre al voto. C'è Mascolo che vuole intervenire, prego. Grazie Sindaco. Io vedo che la discussione probabilmente è andata un po' oltre quello che io immaginavo all'inizio, quando ho proposto di ascoltare un attimo prima le riflessioni del Presidente Lucillo. Ma sul parere espresso alla dottoressa Monda e sull'affermazione testuale del segretario, che saluto, che ringrazio per la collaborazione, a cui auguro buon lavoro, al netto della mia stima e fiducia incondizionata che già gli ho espresso separatamente e in altre sedi. Se il segretario non esprime parere, se il parere è firmato dalla dottoressa Monda, la richiesta del consigliere del presidente Lucillo è pertinente, non è nominalistica, Sindaco, perché io ho letto con molta attenzione gli appunti della dottoressa Monda, sia di i pareri della dottoressa Monda, sia stamattina che l'altra volta. Devo dire che per le mie pochissime conoscenze giuridiche ho avuto una seria difficoltà di comprensione. Saranno limiti miei, ma penso, immagino, che come me anche altri consiglieri abbiano questa difficoltà. Allora il caso, prima della sospensione alla quale io personalmente, a nome anche del mio gruppo, dichiaro di essere favorevole per confrontarci, vorrei capire fino in fondo quali sono le reali soluzioni giuridiche prospettate dalla dottoressa Monda, perché nel quadro interpretativo che io riesco a farmi, vi ripeto, per le mie pochissime conoscenze giuridiche, vedo dei richiami oggettivamente di difficile comprensione. Dopodiché anche il segretario nel suo intervento mi cita il comma all'articolo 334 della famosa sentenza 50, mi cita il comma B e non mi cita il comma D e il comma E, e soprattutto mi cita il comma B in riferimento all'articolo, al comma 8 della 56, dove sono ben definite le competenze esclusive del sindaco. Allora, io poche cose so, ma quelle cose che so ritengo che siano basilari, nel senso che si vadano a leggere gli articoli richiamati. Se noi leggiamo, al comma 8 c'è scritto precisamente quali sono i poteri esclusivi del sindaco e c'è scritto precisamente che cosa può essere demandato allo statuto. Allora perciò io gradirei avere un chiarimento dalla dottoressa Monda, perché questo elemento è dirimente al netto delle contrapposizioni formali e della strategia e della tattica. La dottoressa Monda ha espresso un parere, il Consiglio, se volete possiamo anche votare la proposta, chiede alla dottoressa Monda di aiutare il Consiglio a capire che cosa ha scritto, semplicemente. Possiamo avere questo chiarimento dalla Monda? Allora, mentre concludeva il suo intervento, consigliere Mascolo, mi diceva il segretario generale che è loro intenzione, quindi il segretario generale e il vice segretario generale, di offrire in sede di conferenza di capigruppo prima e poi eventualmente, se necessario, qua tutti i chiarimenti necessari richiesti. Quindi questo è
Bene, io voterei la sospensione allora. Questo mi ha chiesto il segretario generale, non è che possiamo... Questo è il tema. C'è una proposta di Capasso che va ai voti. Sì. Allora, sulla proposta del consigliere Capasso per la sospensione, parlo a nome del mio gruppo, favorevole alla sospensione purché serva la sospensione ad approvare oggi lo statuto. Per quale motivo dico questo? Nel precedente parere tecnico-amministrativo erano stati fatti 21 rilievi. Questi rilievi, a seguito della proposta, quindi del maxi emendamento, sono ridotti a 6, di cui 3 nuovi, chiamiamoli così perché sono nuovi, perché prima non erano stati rilevati. Quindi penso che i tempi siano maturi per approvarlo oggi, questo lo statuto. Quindi vediamo questi 6 rilievi, cerchiamo di anche modificarli, c'è la disponibilità, penso, dell'intero Consiglio a fare delle modifiche per avere il parere favorevole tecnico-amministrativo. Quindi approviamolo oggi, quindi benvenga la sospensione affinché questa sospensione serva a far approvare oggi lo statuto. L'obiettivo di tutti è approvarlo quanto prima, se riusciamo oggi va bene, se ci sono miglioramenti da fare li faremo, le discussioni servono a questo. Consigliere Borrieri. No, penso che sia utile capire perché ci sospendiamo, questo è sospendiamo la seduta. Sospendiamo per avere un approfondimento di tipo tecnico-giuridico con il segretario e con la dottoressa Monda in relazione ai rilievi che hanno fatto. Va benissimo, lo può fare tranquillamente, sta appena mandato anche il presidente della commissione statuto. C'è un tema di carattere politico, non è emerso. Se c'è un tema di carattere politico, di dire troviamo un metodo, ma il metodo è molto semplice, c'è un maxi emendamento che raccoglie un po' tutto, ci manca qualche altra cosina nel maxi emendamento, forse questa è la cosa più utile. Si fa anche una brevissima seduta della conferenza dei capigruppo, a mio avviso avendo raccolto tutti gli emendamenti può partecipare pure solo Tuccillo con i presentatori degli emendamenti, in questo caso sono Elena Cocci, deve dire nel maxi emendamento quanti dei suoi 53-54 sono stati recepiti. È un modo da lavorare, perché noi non è che dobbiamo solo oggi e si conclude il lavoro, dopo l'approvazione in Consiglio metropolitano c'è la conferenza dei sindaci. E già sindaci cambieranno perché ci saranno elezioni il 31, bisogna che questi siano insediati, c'è un bordello, correremo il rischio, francamente, avendo iniziato molto tempo prima, di non farcela. Allora ripensa, atto di buona volontà da parte di tutti, se vogliamo lavorare per concludere i lavori nella giornata di oggi, se poi si cercano espedienti, allora si cercano espedienti, ma spero e mi auguro che non sia il caso nostro. Si può lavorare, ci mettiamo a lavorare senza avere la neve in tasca e chiudiamo oggi lo statuto, l'approvazione dello statuto. I tempi ce lo consentono, le discussioni e le riflessioni anche avuto col segretario generale, perché segretario, un in bocca al lupo e un abbraccio fraterno, ecco, io metto un po' sopra io rispetto agli altri. Lavoriamo. Lo state abbracciando un po' troppo. Sì, un affetto eccessivo. Se stai prendendo tu qualcuno, diciamo, si faccia l'abbracciare pure a noi. Così si sentono più confortati a lavorare. Noi dobbiamo fare un lavoro che non riguarderà tanto noi, riguarderà quelli che verranno. Per cui, dopo aver fatto tanto lavoro, tante riflessioni, abbiamo anche avuto divisioni all'interno delle nostre discussioni. Ci sono state anche discussioni che hanno attraversato i gruppi. Siamo arrivati a una sintesi, questa sintesi mi pare essere un punto di equilibrio per tutti quanti noi, per consegnarla, segretario metropolitano, forse all'Italia, alle 10 città metropolitane, il migliore statuto.
gli altri hanno preso il copia e incolla del lanci e l'hanno approvato. Qualcuno hanno messo un po' di parte del comune, più qualche altro pezzo di comune. Qui l'abbiamo elaborato, aperto alla città, aperto a tanti contributi che sono venuti, anche da parte del mondo ambientalista, il mondo delle associazioni, di tutto, dell'accademia, di tutto. Quando ho partecipato tutto, penso che noi possiamo tranquillamente dire che stiamo elaborando, e la dottoressa Mondo ce lo consentirà, siamo tutte persone serie, dottoressa Mondo. Ritornando alla telefonata di io, la dottoressa Mondo ce lo consentirà, noi con animo sereno, con responsabilità, diamoci tutto il tempo che vogliamo oggi, purché il vincolo tra di noi è approvare lo statuto, altrimenti domani mattina avremo altri articoli sui giornali. Ancora nulla la città metropolitana, Napoli è l'unica città metropolitana delle grandi che non ha ancora lo statuto. Questa cosa è inaccettabile e non fa onore a tutti quanti noi. Grazie. Fermo restando, parlo a titolo personale, l'unico vincolo che abbiamo sono le nostre coscienze e non i giornali. Io porterei alla votazione la proposta di Elpidio Capasso per una sospensione di 30 minuti. Chi vota a favore? Unanimità, mi pare di capire. Grazie, 30 minuti di pausa, si riprende alle ore 15. Allora, riprendiamo, grazie, stiamo anche in diretta streaming, la parola al segretario per l'appello. Sono le ore 18:58, Attanasio, presente, Avitabile, presente, Borriello, presente, Capasso, presente. Capone è presente? Sì, grazie. Coccia, presente. De Magistris, ovviamente presente. Iovino, presente. Lanzotti, assente? Assente. Chiedo scusa perché. Lebro, assente. Lettieri, assente. Madonna, presente. Mansueto, presente. Marrazzo, presente. Mascolo, presente. Moretto, presente. Mondo, presente. Pace, presente. Palmieri, presente o assente? Assente, rettifico, assente. Pentangelo, presente. Pentoriero, presente. Pinto, presente. Troncone, presente. Tuccillo, presente. Uliano, presente. Presidente, sono presenti 21 consiglieri e assenti 4. Bene, quindi abbiamo il numero legale di 17 necessario per poter procedere alla discussione sugli emendamenti. Rapidamente, c'è stato un lavoro molto proficuo in queste ore, messo in campo da tutti i consiglieri metropolitani, nonché dalla struttura di segreteria che ringrazio e ringraziamo. Quindi io replicherei in questo modo: diamo atto che tutti gli emendamenti presentati, in particolare dai consiglieri Coccia, consigliere Capasso, consigliere Mascolo, consigliere Borrillo, consigliere Tuccillo e consigliere Marrazzo, si intendono ritirati a seguito già del maxi emendamento a firma consigliere Tuccillo e consigliere Avitabile, cioè presidente e vicepresidente della commissione statuto, che ci hanno fatto pervenire nella giornata di ieri il maxi emendamento. Alla luce del confronto che c'è stato da un punto di vista politico, istituzionale, amministrativo e giuridico nelle ore precedenti, vi è un emendamento che viene proposto e che io leggo sempre dal presidente Tuccillo e dal vicepresidente Avitabile in data odierna, che leggo: ad integrazione e modifica del maxi emendamento presentato il 13 maggio 2015, protocollo numero 77207, si propone quanto segue. All'articolo 20, comma 1, lettera e, dopo parere, eliminare favorevole.
All'articolo F, ultimo periodo, dopo è tenuto a sostituire e revocare la nomina con motivare la decisione. Articolo 26, comma 2, lettera B, rimane invariato a seguito della modifica di quell'articolo 20. Articolo 28, comma 1, sostituire il termine delegate con attribuite. Articolo 30, comma 6, riformulare come segue: qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due sedute successive, da tenersi entro 30 giorni. Successivamente a tali sedute, anche nel caso in cui siano andate deserte, il Consiglio metropolitano può procedere all'adozione dei propri provvedimenti secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto. Articolo 50, riformulare come segue: il sindaco può nominare il direttore generale a norma di legge. Il parere di regolarità tecnica ex articolo 42 TUEL è favorevole, 49 TUEL favorevole, salvo quanto espresso per articolo 56 commi 8 e 9. Quindi se siamo d'accordo su 8 e 9, loro mantengono le riserve, un parere obbligatorio, non vincolante per noi. Quindi questo è lo stato. Io metterei ai voti questo complicato, difficile lavoro che è stato messo in campo in queste settimane. Ringrazio tutti, prima di andare ai voti, in particolare ringrazio il Presidente Tuccillo, il Vicepresidente Avitabile, ma tutti i consiglieri per il contributo che hanno dato nei giorni scorsi e in data anche di oggi. Quindi metto ai voti lo statuto con prezzo del maxi emendamento come emendato in data odierna. I voti per alzata di mano. All'unanimità. Mi pare di capire. Bene, grazie. Votiamo l'immediata esecutività all'unanimità. Grazie, buona serata e forza Napoli.